Buongiorno, oggi farò una frittata morbidissima al forno con 5 uova, 4 etti di broccoletti già sbollentati, 2 cucchiai di parmigiano, 130 g di fior di latte e 60 ml di latte. Allora, intanto separiamo le uova e i tuorli dagli albumi. Allora, io uso questo per separare i tuorli scusate, dagli albumi. Ok. Bene, ora iniziamo a sbattere prima bene bene gli albumi, poi i tuorli e poi uniamo il tutto. Quando gli albumi sono così belli spumosi, che sono così belli fermi anche, allora iniziamo ad aggiungere prima i broccoletti tutti a pezzetti. Perfetto, ho aggiunto tutti i broccoletti a pezzettini, poi il parmigiano. Un po' di sale, un po' di pepe, poi aggiungiamo il latte. Adesso metteremo i tuorli già sbattuti. Praticamente con una spatola piano piano andiamo ad incorporare tutto. Ok? Vedete che è venuto bello morbido, spumoso. Adesso poi metteremo soltanto il nostro fior di latte a pezzettini. Intanto accendiamo il forno a 200 gradi, che così è bello caldo, scusate, per poi cuocere la nostra frittata. Allora, la nostra frittata è pronta da essere versata in una teglia. Ecco qui, pronta la teglia, questa è da 22 cm con la cerniera. Mettiamo un po' di carta forno strezzata, leggermente bagnata, però poi la strizzate per renderla più morbida. E mettiamo così nel forno. Ok, la nostra frittata è al forno a 200 gradi e la lasciamo cuocere per 20 minuti. Voilà, dopo 20 minuti a 200 gradi, io ho fatto che farla stare 15 minuti a 200 gradi forno statico, gli ultimi 5 minuti ventilato, ok? È pronta e adesso la mettiamo in un bel vassoio. Ecco qui pronta la nostra frittatona morbida di broccoli e mozzarella. Adesso l'apro col coltello e faccio vedere che è morbidissima. Guardate, morbidissima perché la particolarità è proprio di dividere i tuorli dagli albumi e vedete che rimane molto molto morbida. Ok? Alla prossima e buona degustazione a tutti. Ed è anche povera di grassi perché non c'è per niente olio. Io non l'ho messo, ho messo soltanto la carta forno. Alla prossima!